Beh, io penso che siano forme di musica largamente ostracizzate dai media, perché evidentemente non conoscendole ne hanno un po' paura, no? Però effettivamente hanno pari dignità con tanti altri linguaggi musicali. E dunque il mio giudizio personalmente è positivo quando si tratta di gruppi, di dischi, di situazioni creative. Del resto, gli eccessi di sesso, droga e rock and roll, con o senza aggiunta di satanismo, alcolismo e altri vizietti diffusi, hanno sempre dato parecchio da fare a Sorella Morte. Sid Vicious è solo un anello di una lunga catena che comprende stars quali Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin. Per la generazione di pace, amore e musica, il sogno utopico si infrange poco dopo il festival evento di Woodstock, nel 1969, quando al mega raduno di Altamont, vicino a San Francisco, sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, il servizio d'ordine formato dai motociclisti Hells Angels uccide un ragazzo di colore, colpevole soltanto di essere in compagnia di una donna bianca. Da fenomeno sperimentale, rivolto ad un pubblico di nicchia, la musica industriale si evolve sul finire degli anni Ottanta, sia in direzione di una durissima dance elettronica, sia in quella del rock industriale, di gruppi come Ministry e Nine Inch Nails, ormai abituati a raggiungere le zone alte delle classifiche, che hanno avuto come maestri personaggi della New York sotterranea, quali Jim Fetus Tyrell, compagno di Lydia Lunch, e attore al suo fianco nelle pellicole di Richard Kern o Michael Gira degli Swans. Crazy man.
because they love you so, so much. They will try to kill you. The knowledge I had about music was all that I wanted to destroy. I wanted to eliminate rock. L'unica cosa che sapevo della musica era il tipo di musica che volevo distruggere. Volevo eliminare il rock. Ero molto anti-rock. Pensavo che i gruppi che mi hanno ispirata ad andare a New York, Television, Patti Smith, Richard Hell, Ramones, fossero molto tradizionalisti. Credevo che fosse tempo di creare qualcosa che fosse completamente separato da tutto ciò, persino anti-alternativo, contro tutto. Entrai nel mondo della musica non tanto per la mia conoscenza musicale, nonostante mi piacessero Iggy Pop, gli Stooges, i Velvet Underground, quanto per creare un rumore orribile che nessuno aveva mai sentito. Sentito prima. Noise was completely important because music was not important. Il rumore era importantissimo perché la musica non era importante, il suono della tortura era importante, il suono dello sfogo dalla tortura era importante. Così era chiamata musica, ma non lo era necessariamente. Non riesco a vedere qualcosa di altrettanto estremo come nel movimento New Wave, dove non era soltanto un gruppo a creare musica, erano 5, 10, 20 diversi gruppi completamente diversi da qualunque cosa avessi sentito prima, con niente in comune a parte l'intensità. Ora abbiamo tanti movimenti, ma è sempre lo stesso movimento. È techno, è grunge, è post-punk, industriale. Ci sono queste categorie che vi si adattano perfettamente. Allora era musica estrema e io sto aspettando un revival di visionari, con niente in comune a parte il loro estremismo, la loro follia. Quello era bello per me. Ora tutto rientra nella categoria. Probabilmente nel jazz accade qualcosa di estremo, ma se estremo è non lo verremo mai a sapere, perché ora è molto difficile venire a sapere di musica estrema, più che negli ultimi 20 anni. Questo perché i media si concentrano su quelli che fanno i soldi, idioti come le Spice Girls, i Prodigy, cose che non hanno contenuti, nessun significato, nessun fine. Così di qualunque cosa che abbia un fine non si parla. Di tutto ciò che ha un fine destabilizzante, probabilmente non si parla. Devi andarlo a cercare. Almeno è così negli Stati Uniti e in Inghilterra.